Il fatto di aver individuato un focolaio di infezioni da coronavirus in Italia ovviamente sta causando una certa apprensione, ma di cosa dobbiamo preoccuparci davvero? Dalle notizie che noi abbiamo, appunto da chi questa malattia l'ha già vissuta, cioè dalla Cina dove c'è il focolaio principale, sappiamo benissimo che più dell'80% dei casi di infezione da parte di questo nuovo virus sono dei casi che hanno avuto un decorso lieve. Quindi questo deve sicuramente tranquillizzare la maggior parte di noi. Una parte dei casi comunque, un restante 15% ha avuto un decorso più impegnativo e una parte ancora minore, possiamo dire più o meno il 5%, ha richiesto terapia intensiva. Quindi questo è il quadro generale di quello che è il rischio individuale se qualcuno di noi dovesse contrarre l'infezione. Un altro aspetto importante è che questa gravità che io vi ho detto, che sono dei dati di gravità, diciamo, media sulla popolazione, ovviamente non si distribuiscono in maniera omogenea nella popolazione, ma il rischio di avere una forma grave di malattia è molto basso, praticamente assente per i bambini e gli adolescenti, molto basso per un giovane e aumenta sempre di più man mano che aumenta l'età. L'abbiamo visto anche nei nostri focolai. Purtroppo i cittadini, i nostri concittadini che sono deceduti e in cui è stata riscontrata la presenza di questo virus erano persone anziane o che comunque avevano delle patologie concomitanti. Quindi, come quadro generale di gravità, è una infezione che assomiglia molto ad una sindrome similinfluenzale che poi magari si complica con una polmonite. Allora il cittadino potrebbe anche dire: vabbè, ma perché allora c'è tutto questo allarmismo? Ecco, non è allarmismo. Quello che si sta facendo ora è cercare di arginare una infezione, quindi un'epidemia da parte di un virus che è completamente nuovo per quanto riguarda la popolazione umana. Mentre per l'influenza noi abbiamo ogni stagione l'incontro, noi come popolazione umana abbiamo l'incontro con questo virus e nella stagione influenzale successiva quello che noi incontriamo è soltanto una nuova versione un po' modificata del virus della stagione precedente. Oltre al fatto che per l'influenza, se io ho una patologia concomitante o se sono anziano, cerco di vaccinarmi, quindi posso proteggermi nei confronti dell'influenza, ecco, questo discorso non vale per il nuovo coronavirus. Il nuovo coronavirus purtroppo incontra una popolazione che è vergine dal punto di vista immunitario. Anche dunque se la percentuale di casi gravi è bassa, però se applichiamo questa bassa percentuale su un alto numero di casi, cioè quello che potrebbe succedere se lasciassimo questo virus libero di trasmettersi e libero di circolare nella popolazione, capite bene che anche una piccola percentuale di casi potrebbe significare un grosso impatto sul sistema sanitario. E quindi magari non si potrebbero garantire le necessarie cure di cui hanno bisogno le persone che possono eventualmente sviluppare una malattia più impegnativa. Quindi serve l'impegno un po' di tutti noi, perché questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme e i cittadini devono fare la loro parte. Come può un cittadino fare la sua parte? Ma innanzitutto seguendo quelle che sono le istruzioni delle autorità sanitarie. Se abbiamo febbre e sintomi respiratori, non usciamo di casa, non andiamo al pronto soccorso, non andiamo nell'ambulatorio del medico, telefoniamo per esempio al medico di base, se è disponibile ci sarà lui a darci i consigli su cosa fare successivamente, perché in questo momento quello che proprio non bisogna fare è farsi prendere dal panico, perché non c'è assolutamente il motivo per avere una situazione di paura o addirittura di panico, ma dobbiamo seguire quello che ci dicono le persone che in questo momento stanno organizzando appunto la risposta a questa possibile diffusione del virus. Un altro consiglio che ci terrei a dare ai cittadini, ho testimonianza purtroppo che ci sono parecchi ciarlatani in questo momento che cercano di approfittare della situazione per vendere o rimedi omeopatici o rimedi cosiddetti naturali che vengono spacciati per addirittura vaccini contro il coronavirus o comunque rimedi che possono prevenire l'infezione o addirittura curarla. È chiaro che si tratta di un'invenzione, è chiaro che non esistono al momento vaccini contro questo coronavirus, non esistono dei rimedi che posso andare a comprare in farmacia per difendermi dall'infezione.
Quindi non buttiamo i nostri soldi e soprattutto non diamo spago a questi ciarlatani che stanno approfittando di una situazione per il proprio profitto.